Ciao a tutti amici, qui di seguito vi lascio 10 minuti di miei lip sync di Ale e Franz più due video inediti. Fatemi sapere se riuscite a capire quali sono e scrivetemelo nei commenti. Un bacione a tutti! Guardi, guardi cosa ho comprato oggi. Il cellulare, è comodo, sa? È comodo perché non ha il filo. Eh sì, lei ce l'ha il cellulare? Sì, ce l'ho. E anche il suo non ha il filo? No, io ho il filo. Al filo? Sì, ho un gancio, mi attacco ai cavi del filobus, no, per telefonare. Faccio il giro, faccio la circonvallazione, tutta la città, e quando arrivo al capolinea torno indietro, torno. Ah, ecco perché si vede tanta gente che quando telefona cammina avanti e dietro. Deve avere quel modello lì. Eh sì, lo stesso modello, Insomma. Certo che se anche lei ha il cellulare potremmo scambiarci i numeri. Cioè, non scambiarci nel senso che io prendo il suo e lei prende il mio. Eh sì, perché sennò chiamano a me e poi risponde. No, quello si crea confusione, no? Ho fatto bene a spiegarmelo, sai? Certo, sì. Non si sa mai, bisogna essere precisi. Io sono preciso. Lei è uno che pensa proprio. Grazie. Lei è un bel dritto, Con due dritti come lei si fa un cerchione di una bicicletta, si fa. Un cerchione. Che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte. Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino. Sì, infatti, e sua moglie aveva un seno così, aveva. La nonna di Beethoven. Giusto? Giustissimo, giusto. Guardi. Fly. Fra un po' è carnevale, Sì. Quest'anno sono indeciso, non so se vestirmi da Mosca o da Batman. Dura la vita quando ti mette davanti a delle scelte, Sì. Eh sì, perché se mi vesto da Batman ho bisogno di un compagno che faccia il socio, che faccia Robin. Guardi, mi è già andata bene che non mi ha chiesto come compagno per la Mosca, A lei andrebbe benissimo. Cosa? Come ape, come ape. Una dieta ho fatto. Per dimagrire? No, l'ho fatta per diventare più alto, l'ho fatta. Il dottore, visto che non riuscivo a buttare giù peso, mi ha detto, puntiamo ai 9 metri, mi ha detto. Così 90 kg su 9 metri si vedono meno. È giusto, slanciano. Certo che slanciano. Certo. Pensi che oggi non dovevo neanche venire? Ma porca di quella... No, giuro, Periaccia. No, invece sono arrivato puntuale, va spacco il minuto. E non solo, guardi. Jesus. Cosa ha fatto ieri di bello? Sono andato in piscina. A nuotare? No, a pescare sono andato. Ah, sì? Sì, guardi, ho preso due che nuotavano a rana e uno a stile libero. Oh, che meraviglia. Ma guardi, ho una rabbia perché me ne è scappato uno che nuotava dorso che sarà stato 80 kg, sarà stato. Dai. Dai, su. 70, dai. Ah, ecco. Mi sembrava, su. Voi pescatori esagerate sempre. Ci piace gonfiare un po' le idee. Sì. Che meraviglia. E allora va in piscina, ma va solo per pescare? No, per esempio ieri mi sono tolto una mezz'ora alle ciabatte, ho preso anche i funghi. Ah, che meraviglia. Ma così su due piedi proprio, due piedi, sì. Certo. Così ascolta la musica classica? Sì. È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre. Pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni? Lei cosa ha fatto di bello stamattina? Di bello niente, sono andato a lavare la macchina. La sua? No, una a caso. No. Io faccio volontariato negli autolavaggi, no? Faccio parte di un'associazione Onlus. Maria è stata licenziata e anche assunta. Come, scusa? Ho detto che il capo ha cambiato tutte le ballerine. Maria è stata licenziata e anche assunta. Fammi capire se ho capito bene, cioè, mi stai dicendo che il capo ha licenziato Maria? Sì, e anche assunta. Cioè, nella stessa giornata il capo ha fatto tutte e due le cose. Quali cose? Prima la licenziata, poi l'assunta. Ma chi? Maria. Ma il capo non ha assunto Maria, ti ho appena detto che l'ha licenziata. E come ha fatto a licenziarla se prima non l'ha assunta? Ma certo che l'ha assunta, il capo aveva assunto Maria e l'ha licenziata, e anche assunta l'ha licenziata. Se hai una pistola sparami. Cosa hai comprato di bello? Ho preso il mangime per il pesce rosso. Ah, per il pesce rosso, che meraviglia. E io lo butto in acqua?
No, guarda, il pesce lo tiro fuori, apparecchio la tavola e lui mangia di fronte a me. No, 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 veramente? Sì, sì, come no. Apparecchio, metto i piatti, tutto. I piatti, no, piatti, metto i piatti, i tovaglioli, le posate. Infatti c'è il coltello per il pesce. Giusto. Sì, lo fanno per lui, lo fanno per il pesce. Certo, come no. Insomma, ma che brava persona, va bene. Apparecchia tutto, bicchieri, acqua. Sì, vino, bianco perché sa col pesce. Ma non l'avevo mai sentita questa, complimenti. Grazie. E quindi lei tutti i giorni mangia col pesce? Sì, tranne il venerdì, perché se lo tiro fuori lui un po' si preoccupa. Certo, il venerdì. Comincia un po' a pensare male. Insomma. E poi una volta che ha mangiato però lo ributta subito in acqua. No, guardi, aspetto 3 ore perché ho paura che faccia congestione. Ed è qui col cane? No, col capriolo. Oh. Col capriolo? Sì. Allora mi tolgo una curiosità. Ma si chiama capriolo perché quando corre fa le capriole? Eh sì, anche il lama si chiama lama perché quando corre taglia l'erba. Ah, ecco. Pensa che gli è entrato un'ape mentre guidava la Porsche. E la punto. Puoi ripetere quello che è successo? Ho detto che Babbo ha avuto un incidente in macchina. Un incidente assurdo. Gli è entrato un'ape mentre guidava la Porsche. E l'appunto. Che macchina stava guidando? Incidente. La Porsche. Ah, la Porsche. E l'appunto. E che patente ci vuole per guidare due macchine contemporaneamente? Ma quali macchine? La Porsche e la Punto. Guidare due macchine? Sì. Ma Bob non stava guidando due macchine contemporaneamente. Una la trainava. Ma che trainava? Ma lascia perdere le macchine, pensa all'ape. C'era anche un ape car, 3 ne guidava. Fa freschino, eh? Sì. È l'inverno. In inverno fa freschino. Oggi ci sono 4 gradi. Se la temperatura scende di 4 gradi andiamo a 0. Se scende di 5 andiamo a meno 1. Se poi risale di 1 torniamo a 0. Senta un po', meteo 2. Mi fa continuare a leggere o mi deve dire anche dove si trova l'anticiclone delle Azzorre? No, no, lega, lega. Ho capito, lega, lega. Facevo così per parlare. Ecco. Però speriamo rimanga a 0. Così magari nevica e domani posso fare un pupazzo di neve e giocare un po' con la neve. Ecco, così è impegnato almeno, però, Lei li sa fare i pupazzi di neve? Non lo faccio di lavoro, ma me la cavo. E li fa in inverno? No, li faccio d'estate io, in spiaggia li faccio. Prendo 600 euro di ghiaccioli, no? Poi con la grattugia li sbriciolo, faccio il pupazzo, mi siedo di fianco e aspetto che mi porti dalla Neuro. SOS Solitudine, buongiorno, sono Fausto, come posso esserti utile? Buongiorno Fausto, io ho chiamato perché mi sento molto solo. No che non sei solo, stai parlando con me. E se c'è qualcuno che parla con te vuol dire che non sei solo, giusto? Beh sì, giusto. Come ti chiami? Mirko. D'accordo Mirko, però scusa ma ti devo passare su un altro numero. Vedi, io mi occupo solo di che solo dalla A alla L. Cosa? Cioè intendo dire, tu sei solo con la M di Mirko, giusto? Sì, ma io volevo soltanto... È questione di un secondo, resta in linea. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine. SOS Solitudine dalla M alla Z, buongiorno, sono Fausto, come posso esserti utile? Pronto! Sì, ti ascolto, chi sei? Scusa, ma tu sei quello di prima? Certo, io sono me stesso. È importante riuscire ad essere sempre se stessi. E tu chi sei? Sono sempre Mirko. Oh, buongiorno Mirko, tranquillo, stai parlando con la persona giusta. Vedi, se tu fossi stato Alberto oppure Federico, avrei dovuto metterti in attesa e passarti SOS Solitudine dalla A alla L. Ma tu sei Mirko con la M di Mirko, quindi stai parlando con la persona giusta. Parlami della tua solitudine, Mirko. Guarda, caro Fausto, io non so neanche da che parte cominciare. È veramente un periodo brutto della mia vita. Scusa, i problemi sono talmente tanti. Mirko, scusa, hai detto che non sai da che parte cominciare. Sì, perché i problemi sono talmente tanti. Allora, che io scusa, non saprei... Mirko, ma ti devo mettere in attesa e passarti un altro numero. No, dai, in attesa no. Vedi, Mirko, io mi occupo delle persone sole, dalla M alla Z, che sanno da dove cominciare. Perché difficoltà iniziare? C'è un servizio apposta, è questione di un secondo, resta in linea. No, aspetta.
SOS solitudine dalla M alla Z, problemi a incominciare. Buongiorno, come posso esserti utile? Sono Fausto. Ma va, pensa... Come mai è nervoso? Sente il cambio di stagione? Sento po', ho appena preso una multa con la macchina, mi lasci stare. Ah, gli hanno andati i vigili? No, la guardia forestale me l'ha data. Sì, avevo l'arbre magico troppo grosso in macchina, avevo. Poi anche per via dell'interno in radica. In radica? Sì, sì, sì. Per via dell'interno in radica. Anche per l'interno in radica. E poi mi hanno beccato un peluche di un panda di mio figlio chiuso nel baule. Oh, mamma mia, ha rischiato grosso? Sì, ho rischiato grosso. E allora ha preso la multa della guardia forestale, ma pensa a te. E l'ha già pagata? No, devo andare mercoledì in Amazzonia, devo andare. C'è l'ufficio solo là. Buongiorno. Lo era. Se mi siedo, disturbo. Guardi, se toglie il punto di domanda, la frase è già perfetta. Eccomi qua.